accomodato. Così? C'è mia cugina, ma non c'ho il numero, se non le chiamavo. Che vedevano volentieri, sicuro, Giovanni. Ecco, vedi le palle di paglia come sono quelle là sopra? Uh-huh. Ecco, quello lì era pieno, murato fin su, in alto. Poi noi ci si entrava da così, si andava sotto. Adesso credo... ma non aprire magari, non so cosa ci sia dentro lì. Perché suoneranno cose vecchie, sì, magari, no, ma che non ci sia. Tienilo tu così, parli. Parli dentro. È un po' pesantino, no. Eh? No. Però è un... Ecco, allora l'hai già... fotografato di quello lì? Questi stanno prendendo le immagini di tutto. Ah beh, la borsa poi potevamo lasciarla anche là dentro. Ecco, questa lì invece è la casa. Che qui dopo era tutta aperta. Come tutta aperta? Cioè non c'erano tutte quelle reti lì adesso, sì, perché sì. È stato diviso. Sì, sì. Ecco. Maria, guarda, ma qui di fianco c'era il posto che adesso ci ha messo una bottola, eh? Poi da lì si tirava su l'acqua a mano, con i fili, tutta a mano così. E poi la nonna lo portava con i secchi, fino in quel casettino là piccolino, vedi quel casetto là piccolo, che là c'era la lavanderia e il bagno. E dove c'era la cosa aperta c'era il forno, che la mamma infornava il pane, le ravioli, i dolci. Su quelle case lì? Questa qui adesso, se tu vieni un po' più in qua, ti faccio vedere. Ma lì c'è il pozzo. Ah, quella bottola lì per terra. Lì, ma era proprio anche un pozzo con... Le galline ce l'hai ancora, no? Eh? Le galline. Ma sì, ce l'hanno. Lì c'era il pozzo. Mm-hmm. La nonna lì attingeva l'acqua e poi la portavamo in quel casetto lì, vedi? Quel casetto lì. C'è mm-hmm. una porticina là, adesso è tutta diroccata. In quella porticina là ci avevamo la lavanderia con il fuoco, tutto, e dove c'è la specie di portico così, lì c'era il forno. Mm-hmm. C'era il forno. E qui, questo invece adesso vedi tutto diroccato, tutto mm-hmm. brutto. Ecco, hai visto? Dall'altra parte per vedere se ci sono degli uova. No, ma non ce li ha più lui. Non ce li ha più? No. Allora? No. Aveva, non so, aveva uno che ne ha tenuti 4-5, ma... C'è un caso? C'è un caso, eh? Ma qui ce ne sarebbe del posto, ma... Ecco, qui invece è l'ingresso della casa, vedi? Qui noi entravamo di lì. E qua, se tornavamo un pochino più tardino, facevamo pianino, ma ci sono dei catenacci che facevano un rumore. Questa era la cucina. Quella era la saletta, quella era la camera del nonno, questa era la camera di quella via che sta lì. E lì in mezzo c'erano due logge, una così e una sopra. E la vostra camera dove era? Era di qua. Di qua? No, la mia camera di noi due sorelle qui. Aspetta, di noi tre sorelle. Era questa. Ecco. Era quella là dove adesso lo zio l'ha accomodata, vedi là? Che c'è una finestra bella. La prima finestrina. Quella lì era la nostra camera. Invece quella dove sono nata io era da questa parte, che ti racconto una bella storia. Detto. Da questa finestra cosa è successo? Allora, poi c'era quella scala che avete visto dalla foto, eh? Ecco. Quella finestra lì, dove c'è quella specie di filo. Maria, quella lì, non questa, la seconda. Quella lì noi siamo nati lì, io e la zia Maria. Qui sotto avevamo tutto l'orto, l'orticello, perché qui era c'era una rete, poi dietro qui di fianco avevamo l'orticello qui, eh. L'orticello. Allora, mio papà, intanto che aspettava che c'era la levatrice su, che dovevamo nascere, che lui aspettava il maschio, eh. C'era già una femmina, aspettava un maschio. Allora da quella finestra lì, a un certo punto, è comparsa la levatrice con una di qua e una di là. Due femmine. E dici che mio papà
Quasi quasi sveniva. Poveretto. Non sapeva neanche che erano gemelli? Ma non si sapeva mica allora, non c'era nessun esame, non c'era niente che ti facesse pensare. Ecco, veniamo a vedere il posto che ti ha accomodato lo zio Carlo. Questa è tutta un'altra cosa. Ecco, quindi la nostra abitazione arrivava sopra e sotto, arrivava fin qui, quella era la finestra della mia zia, la camera della mia zia. E questo invece, tutto questo reparto dietro, era il posto dove va Michelangelo. E dall'altra parte si teneva tutta la frutta per l'inverno. E poi la ricomando. Guarda che fagiani. Due. Ecco, guarda, ma invece lo zio l'ha tutto accomodato bene, vedi? Dentro è anche molto bello. Gli alberi sono diventati più grandi, eh? Questi invece da... Qui noi avevamo tutta campagna. Questi l'ha piantato in casa. Questi l'ha piantato in casa. Questi tutti piantati in casa. Questi invece dentro l'ha tutta sistemata, che bellina. Ma tutta la campagna, se vieni a vedere qui, la vedi tutta la campagna. Si vede anche, se c'è sereno, si vede la casa della zia Giulia e dello zio Andrea da qui, perché è proprio dritto qui. Adesso un bel parco, vedi? Qui d'estate, quando facciamo i matrimoni, fanno le cose qui, è molto bello. Ecco, prima che si vede il forno. E là sotto non è stata legnaia, non c'è più. È quello fatto essere... con l'arco, sì. Sì. Dove? Beh, questa è l'arca di Carlo. Sì, appunto. Allora, io l'avevo iniziato così, a differenza della parte della bruna. Non l'avevo visto ancora, non ricordo dove l'avevo visto. Sempre è stato così da quando l'ha accomodato, forse non ti ricordavi più. No, ecco. Guarda, ma tutta la nostra campagna che avevamo, adesso mette qui, mettelo qui. Guarda che sera, di sera che qua si vede la casa della zia Giulia qui, e della zia Andrea. Vabbè, va. Sarà la casa della zia? Quelle case quelle là. Sono la casa della zia, sì. Giulia e di Andrea. E della Andrea. Ecco, fin dove c'è quel palo là, vedi? Tutta questa qui era tutto il nostro quadrato di terreno. Adesso un po'... Lo zio teneva anche l'orto qui, ma adesso non lo tiene più.